Mike, capisco che sei giù, ma non è una cosa negativa che Scarlett ti abbia cacciato di casa? Ehi, quella è la mia roba! E che i tuoi figli non ne vogliano sapere di te? Potresti abbassare un po' la musica? È più che negativa, vero? Sì. Infatti è terrificante. Mike O'Donnell è in un'età in cui la vita sembra essergli scivolata via. Scommetto che vorresti rifare tutto da capo. Hai detto bene. Ma nel giro di un istante straordinario... Ehi! Scendi da lì! Dovrà spostare indietro l'orologio... e avere 17 anni. Un'altra volta. Non è vero. Mi fa impressione. A me fa impressione, sono un adolescente. Ho l'opportunità di rivivere la mia vita, ma di farlo come si deve. Tornerò nel mio liceo, Ned. Che non ti venga in mente di coinvolgermi in questa faccenda. Sono qui per iscrivere mio figlio. Salve. Ma che ti sei messo? Va di moda. Ti hai scippato un rapper? E tu allora? Sembri Boy George. Ed eccolo. Perché quello nuovo mi sta salutando? Di nuovo a scuola. Che stai mangiando? Non lo so, so solo che ho fame continuamente. E di nuovo in pista. Ciao mamma, lui è Mark. Wow. Ma tu sei identico a mio marito. Che strano. È strano. A maggio Maggie è il ragazzo. Perché esci con lui? Fai il bullo con tuo fratello. Ma chi credi di essere, mio padre? Avrà un'ultima opportunità. Non serve a me, ma ad aiutare Alex e Maggie. Di mettere a posto le cose. Chi ha vinto? Un bel pareggio. Sì, su YouTube sembra che tu le abbia prese. La Warner Brothers Pictures presenta... Quando sei giovane, ogni cosa ti sembra la fine del mondo. Ma non è così. È soltanto l'inizio. Zac Efron. Sto nella squadra di basket. È vero, sono così fiera di te. Anch'io. È stato davvero bravo. Mark, non ti sembra inappropriato? 17 Again, ritorno al liceo.